È arrivato il momento di parlare di overclock. Che cos'è, come si fa e c'è un'arma che secondo me è anche molto molto più potente dell'overclock al giorno d'oggi. Stanchi di questa scritta? Keyspan è il sito dal quale acquistare le chiavi dei vostri videogiochi e dei software di cui avete bisogno. Grazie alla loro promozione Black Friday avrete un 50% di sconto su una marea di software. Basterà cliccare su acquista ora, aggiungere il prodotto al carrello, visionare il carrello e inserire il codice sconto ZT50 per un 50% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché procedere al checkout, pagare col metodo da voi preferito, andare nella sezione attivazione di Windows e inserire la chiave che avete ricevuto nel vostro account. Keyspan, che storia! Fare overclock nel 2021 o comunque a ridosso del 2022, secondo me, è una grande stupidaggine. Perché qualche tempo fa, parliamo di 5, 6, 7 anni fa, le CPU e le GPU erano decisamente castrate dal punto di vista dell'assorbimento di corrente in relazione alle prestazioni che potevano dare. Cioè, le schede video specialmente riuscivano ad assorbire anche 300 e passa watt di corrente, ma non riuscivano a dare delle performance che oggi, con lo stesso quantitativo di corrente succhiata dal vostro alimentatore, riescono a dare. Basti pensare che una 3080 o una 3090 riescono a dare delle ottime prestazioni succhiando circa 360 o anche 400 watt, cose che 4, 5, 6, 7 anni fa erano decisamente improponibili anche solo pensare con l'architettura che c'era al tempo. Ad ogni modo, fare overclock significa andare oltre le impostazioni di fabbrica dettate dalla casa produttrice. Possiamo fare overclock a un'enorme quantità di componenti nel nostro setup. La CPU, la scheda video, la memoria RAM, la memoria RAM della scheda video. Possiamo fare overclock volendo anche al nostro monitor, con dei risultati abbastanza scarsi, ma è possibile farlo. In pratica basta dire a quel dato componente: devi succhiare più energia, o comunque io ti do più energia per poter lavorare più velocemente. Qual è la cosa principale che viene a discapito di questo processo? Ovviamente è l'innalzamento delle temperature. Ma adesso, come si fa overclock su una CPU o su una GPU? Perché fondamentalmente stiamo parlando dello stesso procedimento. Prendiamo ad esempio una 3080. Basta scaricare un software che sia Afterburner, Precision X di EVGA, Aorus Engine. Una volta aperto il software, vedremo tante piccole linee che stanno a significare le prestazioni delle nostre CPU. La prima cosa da fare per già dare un overclock molto molto sicuro è quello di aumentare il power limit della scheda video. Che cosa significa? Significa che le schede video riescono a consumare stock, quindi tirate fuori dalla scatola, inserite nel vostro PC, il 100% di corrente possibile. Che cosa significa? Riescono a dare il 100% di prestazioni con il 100% di corrente. Molto molto semplice. Se su alcuni modelli custom si riesce ad aumentare il power limit, ovviamente la corrente che la vostra scheda video utilizzerà sarà di più, la potenza, i watt comunque saranno di più e le prestazioni aumenteranno. Questa è un'ottima maniera per fare un overclock estremamente sicuro senza rischiare di andare a danneggiare nulla, tranne se avete una 3090 e state giocando a New World, perché da quello che so quel problemino ancora non è stato fissato su alcuni modelli, specialmente quelli di EVGA, quindi attenzione. A questo punto vedete che la GPU va a una frequenza variabile che può arrivare tranquillamente su 1.8 GHz, diciamo per la stragrande maggioranza di schede video. A quel punto che cosa si può fare? Si può andare nella barra corrispondente alla frequenza della GPU e si può man mano aumentare la frequenza magari di 10 MHz, 50 MHz, 100 MHz e ogni volta che fate questo procedimento bisogna assolutamente far partire un benchmark grafico. Io di solito uso 3D Mark perché è quello che stressa di più le schede video, è quello che è su Steam, costa 3 euro, andatelo a prendere perché è davvero un ottimo strumento di calcolo per le prestazioni. Che cosa succede a questo punto? Arriverete a ciò che io chiamo il limite del silicio, cioè una volta aumentata la frequenza di 100 MHz, 150 MHz proprio massimo, il benchmark crasherà.
significa che la vostra scheda video non riesce ad aumentare le performance a meno che non aumentiate la tensione sulla GPU. La tensione sulla GPU è qualcosa che anche io personalmente ho paura di andare a toccare tante volte, perché è la causa letteralmente della morte delle schede video e dei processori, perché uno spike di tensione sulla CPU o sulla GPU può causare un innalzamento delle temperature, ovviamente, e può causare veramente il caput, ciao ciao, sayonara del vostro componente. Quindi a quel punto che cosa si fa? Si torna all'ultima frequenza stabile. Supponiamo che il benchmark sia crashato a 150 MHz in più sulla GPU. Si torna a 140, 145, diciamo, alla frequenza stabile, e a quel punto possiamo andare ad aumentare la frequenza delle RAM. Ora, in base alla tipologia di VRAM montata sulla vostra scheda video, l'overclock può variare. Ad esempio, le GDDR6X montate sulla mia RTX 3080 so che possono salire tanto di frequenze, e alcuni giochi, specialmente quando si gioca a risoluzioni molto molto alte, traggono un grande beneficio, un grande aumento di performance quando si tratta di overclocking delle memorie. Ma aspettate un secondo, tutto questo procedimento non è che vi farà guadagnare 30 fps in 4K, si parla di 10, 11 fps in 4K, che finché rimanete nell'ordine dei 50 fps a stock con una scheda video in 4K va più che bene. Ma se già siete a 80 frame al secondo in 4K, fare un overclock che vi fa guadagnare 10 frame al secondo non è proprio la cosa migliore da fare. O meglio, diciamo che il gioco non vale la candela. A questo punto che cosa si fa? Si fa lo stesso procedimento che abbiamo seguito per la GPU. Si aumentano le frequenze fino a che il benchmark non crasha. Una volta arrivati a, diciamo, l'equilibrio di overclock di frequenze in più sia sulla GPU sia sulle memorie RAM, si fa partire un ciclo di stress test. Che cos'è lo stress test? Sono dei test fatti apposta per andare a minare, tra virgolette, la stabilità del sistema, per andare, no, meglio a testare la stabilità del sistema, perché è un test che in pratica dà carichi variabili e carichi stabili, appunto, sulla scheda video. Se la vostra scheda video supera questo stress test, complimenti, avete effettuato un overclock davvero davvero stabile. Il problema però adesso comincia quando, avendo fatto questo overclock, le temperature cominciano a schizzare. Nel senso, se avete una scheda video magari con due ventole, quindi un sistema di dissipazione aftermarket non tra i migliori, io sconsiglio vivamente di fare overclock. Ma se avete una scheda video con tre ventole e magari tre connettori di alimentazione da 8 pin ognuno, perché anche questo qui, attenzione, influisce su quanto efficientemente la corrente arriva alla GPU, è possibile magari riuscire a salire un pochettino di overclock andando a toccare i millivolt. I millivolt, come ho detto, la tensione quindi sulla GPU è qualcosa che io personalmente trovo difficile da giustificare se vogliamo fare un overclock e vogliamo andare a toccare quell'impostazione specifica, perché, come ho detto, già di default una scheda video riesce tranquillamente a boostare a delle frequenze alte con GPU Boost, che è un algoritmo che permette alla scheda video di avere delle frequenze di boost più alte e più stabili man mano che le vostre temperature rimangono basse. Più si alzano le temperature, più si abbassa il clock della GPU. Fondamentalmente, al giorno d'oggi, il tutto si riduce a avere delle temperature migliori per avere delle frequenze di boost migliori. Lo stesso procedimento si può fare ovviamente con un processore. Prendiamo per esempio il Ryzen 7 5900X. Di default quel processore out of the box dovrebbe poter boostare a 4.9, se non erro, 4.9 GHz su un dato numero di core quando si tratta di operazioni, ad esempio il gaming. Invece in operazioni che vanno a sfruttare molto il multithreading, ad esempio rendering
rendering video, eccetera, eccetera, tutti i core busseranno ad esempio a 4.4, 4.5 GHz per lavorare all'unisono. Questo sempre in base al vostro sistema di raffreddamento. Per i Ryzen 5000, beh, un dissipatore da almeno 240 mm o comunque un ottimo dissipatore ad aria è ciò che io consiglio. I Ryzen 5000, ma anche le schede video, parlo di questi componenti perché ho un'esperienza diretta con essi, giovano davvero tanto quando si parla di undervolting. L'undervolting è il procedimento tramite il quale andiamo ad abbassare la tensione sulla CPU o sulla GPU per abbassare le temperature. A questo punto mi chiederete: G, ma noi sappiamo che per raggiungere una determinata frequenza molte volte bisogna alzare i millivolt, ma se andiamo ad abbassare i millivolt non è che forse, non lo so, il nostro sistema crasha oppure arriva un bisod? Beh, potrebbe succedere. In quel caso bisogna fare un bel po' di test, un bel po' di tuning più che altro, per andare a trovare l'equilibrio. Questo si può fare anche normalmente a stock. Data una frequenza e dato un determinato numero di volt, io piano piano cosa andrò a fare? Andrò ad abbassare progressivamente i volt in entrata, scusatemi, la tensione sulla CPU o sulla GPU, e poi farò partire un benchmark, uno stress test. A quel punto noi riusciremo a vedere qual è la tensione minima con la quale un determinato componente riesce a lavorare. Questa è un'operazione che secondo me funziona anche meglio di un overclock sulla GPU, sulle memorie o sulla CPU stessa. Perché? Perché permette al componente di rimanere più fresco. Ma se invece volete comunque avere il meglio del massimo delle prestazioni dal vostro componente, si può tranquillamente andare ad aumentare un pochettino il numero di volt in entrata sulla CPU o sulla GPU. Ad esempio, io so che il mio vecchio Ryzen 9 3950X riusciva a stare a 4.7 GHz su tutti i core, attenzione, tutti e 16 i core, con 1.275 volt. Purtroppo questi sono numeri specifici per la mia CPU, per la mia vecchia CPU, perché altre CPU, questa è la famosa Silicon Lottery, magari hanno un'efficienza maggiore e quindi riescono ad avere una determinata frequenza con meno volt, o hanno una efficienza minore, quindi riescono a stare anche a frequenze più basse, però con più volt. Questo è il famoso binning. Questo è ciò che determina un sample gold, un sample silver o un sample bronze, quando si parla appunto di CPU, di GPU, eccetera, eccetera. L'undervolting è un procedimento veramente, veramente migliore dal punto di vista, secondo me, del tempo speso e del lifespan della vostra componentistica, perché ricordiamoci che il nemico più grande di un componente elettronico è il calore, più che altro. Quindi io credo che abbassare le temperature di un componente valga 10 volte di più rispetto ad aumentare le prestazioni con, appunto, a discapito delle temperature. L'overclock secondo me è stupido, perché al giorno d'oggi, con tutti gli algoritmi di auto-overclock, auto-boost, GPU boost, smart boost, come cavolo li volete chiamare, un processore o una GPU tirata fuori dalla scatola e inserita nella scheda madre raggiunge già delle prestazioni che sono fantastiche, che vi soddisferanno, e magari un 5% in più di prestazioni nemmeno li andate a notare. Vogliamo fare un esempio stupido? Il Ryzen 9 5950X a stock consuma 120 watt. Questo è ciò che dichiara AMD. Ovviamente se lo mettete a lavorare in multitrading può arrivare a consumare 150, 160 watt. Se fate overclock su tutti i core arriverà a consumare anche 200 watt. Ma stiamo parlando di frequenze abbastanza alte su un processore che appunto ha 16 core fisici. Il 12900K stock consuma circa 240 watt sotto sforzo. Se fate overclock, e quello è un processore in grado di arrivare a oltre 5 GHz, ben oltre 5 GHz su i core forti, quelli che già bussano normalmente quando si parla di gaming, beh, arriva a consumare un bel po' di più. Quindi dovete fare attenzione che, uno,
le temperature del vostro componente siano comunque basse o quindi abbiate un sistema di dissipazione adatto a sostenere un innalzamento di temperatura. 2. Dovete fare attenzione che il vostro alimentatore sia abbastanza grande da sostenere il wattaggio in più richiesto dalle vostre componenti. E 3. Dovete utilizzare la testa quando fate ste cose. Una cosa è aumentare 50 MHz il clock di una scheda video. Una cosa è aumentare di 0.5 volt la tensione su quella GPU. Quindi, prima di fare ciò, fate delle piccolissime prove, ma attenzione alle temperature. Utilizzare sempre un software che vi monitori appunto le temperature, la corrente in entrata, la corrente in uscita, tutte queste cosucce belle. Hardware Info è un ottimo software che vi permette di fare queste cose e vi permette di fare un overclock manuale senza andare a distruggere nulla. Ho parlato di overclock da software? Sì, perché fondamentalmente al giorno d'oggi l'overclock da software è abbastanza buono come quello da BIOS, quindi perché andare a rompersi le scatole e ogni volta ristartare il computer, entrare nel BIOS e perdere tempo? Io preferisco farlo così. Voi invece, come lo fate l'overclock? Fate overclock? Avete delle componenti in grado di fare overclock? Perché attenzione, non tutti i processori vi permettono di fare overclock. I processori AMD sì, un buon numero di processori AMD. I processori Intel solo quelli con la K. Quindi attenzione, non è che andate a forzare le frequenze su un processore che non ve lo permette di fare. Non succede nulla. No, non l'ho mai provato a dire il vero, quindi non so se succederà qualcosa. Che succede se fate overclock a un processore senza K? Ok, mi sto dilungando. Fatemi sapere la vostra. Fatemi le vostre domande qui sotto e vi ricordo che oggi siamo in live sul mio canale Viola. Possiamo parlare di overclock, l'ho già fatto vedere penso 4-5 volte come si faccia overclock, ma una dimostrazione in live credo valga più di 1000 parole. Grazie mille per aver visto il video, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, lo dico sempre più velocemente, e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.